Expo 2015 in secondo piano per la visita del Premier Renzi agli scavi di Pompei, prima incontro con i sindacati sul caso Whirlpool e protesta delle guide turistiche circa le direttive europee. Ascoltiamo Giovanni Letizia di CISL Caserta e Michael Fiorentino di Uiltux. Apre un confronto con Whirlpool deve rimanere in campagna, deve rimanere su Caserta e qui deve sviluppare tutte le attività produttive. Noi chiediamo al ministro Renzi e al sottosegretario Sandro Gozi di reinterpretare la direttiva che ci appartiene, perché secondo un'errata interpretazione siamo stati inseriti sotto la direttiva servizi, la ex Bolkestein, mentre invece è risaputo, è stato affermato che la nostra professione, la professione di guida turistica, ricade sotto la direttiva professioni. Nell'ambito di Expo Idee, Renzi si è soffermato sulle opportunità date dalla Fiera di Milano. Io voglio dirvi che sono convinto e consapevole di questo. L'Expo, Pompei, le grandi sfide che noi abbiamo davanti, sono le sfide in cui noi chiamiamo gli italiani ad essere protagonisti del cambiamento. E lo so che questo è difficile da far passare. È difficile da far passare perché il ritornello dei grandi commentatori, dei grandi talk show, dei grandi pensatori è quello di evidenziare sempre e soltanto le cose che non vanno. Io sono andato a Georgetown l'altro giorno e ho detto ai ragazzi: voi non siete cervelli all'estero, voi non siete cervelli in fuga. E io non vi chiedo di tornare, perché non ne posso più con questa tiritera per cui chi va via è un cervello in fuga, chi rimane è un pancreas abbandonato. Intervenuti anche il ministro dei beni culturali Dario Franceschini e quello dell'agricoltura Maurizio Martina. È stato un anno importante, dei risultati positivi. Come sapete ci sono 22 cantieri aperti, 5 sono già conclusi, sono già stati banditi più dei 105 milioni richiesti dall'Unione Europea, siamo a 107 milioni, si stanno recuperando i ritardi, tanti ritardi degli anni passati e vorrei che si parlasse anche di Pompei con lo stesso modo in cui lo vedono i turisti stranieri, anche quelli che abbiamo incontrato col Presidente del Consiglio stamattina visitando i cantieri, cioè lo stupore, l'ammirazione. Naturalmente c'è ancora molto da fare, ma Pompei è una città di più di 60 ettari, 20 sono ancora da scavare, è una città senza tetti che ha 2000 anni e quindi è evidente che il lavoro sarà un lavoro permanente, non finisce un giorno definitivamente il lavoro a Pompei. Assolutamente sì, e l'Italia ha una grandissima occasione che è quella di sfruttare veramente la potenza dei contenuti di Expo Milano 2015, ricordandosi che c'è un tema: nutrire il pianeta energia per la vita, e quel tema va interpretato. L'Italia può diventare a tutti gli effetti la patria del diritto al cibo, è la patria della bellezza. Questo connubio può essere formidabile per noi e la scommessa di Expo, che in fondo abbiamo lanciato anche questa mattina in questo luogo straordinario, è proprio la scommessa di un paese che guarda al futuro.